Antonio Pardi ha fatto un'ottima partita contro il Fortore, soprattutto perché su quella fascia hai cercato e hai creato anche le occasioni più importanti, mettendo in mezzo delle palle buone. Peccato che i tuoi compagni non sono arrivati nel momento giusto all'appuntamento vincente. Sì, io penso comunque la prestazione è stata positiva da parte di tutti quanti. Veniamo da una vittoria importante contro il Campomarino, che per noi era importante farla, dato che siamo nei bassi fondi della classifica, e risalire è il nostro obiettivo per rimanere in questo campionato. Quindi penso che andiamo avanti, abbiamo preso un punto e guardiamo partita per partita per poterci salvare. Senti, ho visto che ti sei alternato con Traino su quella fascia, vi siete letti molto bene, cioè vi siete intesi nel migliore dei modi, soprattutto per cercare di sfruttare il fondo. Sì, durante la settimana noi proviamo varie alternative per cercare appunto di creare superiorità numerica all'interno dell'area rigore avversaria, quindi durante la settimana abbiamo provato queste variazioni tra me e Nino che faceva all'interno, io mi alzavo e lui si abbassava piatto a prendere palle. Senti, adesso c'è una tappa importante che è Agnone, una squadra alla vostra portata, diciamo che una partita che può essere abbordabile sulla carta. Noi sempre partita per partita, secondo me noi ce la possiamo giocare tutte quante se stiamo al 100% e mentalmente stiamo bene. Andiamo là ad Agnone, sarà una partita ostica, però daremo il tutto per tutto. Senti, ho visto che c'è serenità nel gruppo, dopo questi ultimi due risultati credo sia tornato un po' il sereno, ma anche il sorriso fra di voi. Diciamo che state un po' più tranquilli con questi risultati ottenuti. Tu lo sai, il gruppo è sempre stata la nostra forza, Pino. Quindi quello è, se non c'è il gruppo che sta bene, quindi poi automaticamente pure in campo lo riversi più o meno, no? Quando invece il gruppo sta bene si vede, giochi meglio, fai gol, vinci le partite, pure soffrendo, però il gruppo è fondamentale, soprattutto per noi.